come si gioca al TCG di Pokémon? Quali saranno le dinamiche che muoveranno questo GCC basato sul fenomeno mondiale pop nipponico? E sarà difficile comprenderne il regolamento? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Dal grande successo scaturito dalla serie di videogame per Game Boy pubblicati nel lontano 96, il franchise di Pokémon ha visto una serie di articoli, uno più di successo dell'altro, inaugurando nell'ottobre, sempre dello stesso anno, il proprio gioco di carte collezionabili, che sarebbe diventato di lì a poco un fenomeno pop mondiale senza precedenti che ancora oggi appassiona milioni di giocatori di tutte le età. E sarà proprio in questo video che ne esploreremo le meccaniche in meno di 20 minuti. Andiamo a dargli un'occhiata. Il campo da gioco per il TCG di Pokémon vedrà uno spazio dove posizionare il vostro Pokémon attivo, una panchina dedicata ai mostriciattoli che fungeranno come riserve durante l'intero arco del match, un'area dove andrete a posizionare la vostra pila dei premi ed infine le tre zone dedicate al mazzo, alla pila degli scarti e alle carte stadio. Per iniziare una partita vi serviranno un mazzo composto da esattamente 60 carte. Sarà da notare che tutti gli elementi inclusi nel deck non potranno essere presenti in numero superiore a 4 unità per singola carta. Dei dadi e 4 segnalini. Veleno, bruciato, GX e V-Star, che vi torneranno utili rispettivamente per riportare i danni presenti su un Pokémon durante il combattimento, evidenziarne le condizioni speciali e segnalare l'utilizzo o meno di un potere caratteristico presente su una carta. Lo vedremo fra poco. Tutti i token non saranno obbligatori, potrete disporre all'occorrenza di qualsiasi altro segnalino di fortuna. Prima di iniziare un match dovrete stringere in modo sportivo la mano dell'avversario, decidendo di seguito attraverso il lancio di una moneta, come riportato nel regolamento ufficiale, o di un dado, quale giocatore inizierà per primo. Deciso ciò, mescolerete il deck, andandolo poi a posizionare nella sua zona designata, pescando infine 7 carte dalla cima del mazzo per formare la vostra mano iniziale. Quindi dovrete verificare la presenza di almeno un Pokémon base tra le carte in vostro possesso. Ma che cos'è un Pokémon base Arconte? E se non ne avrò a disposizione neanche uno? Rispondendo in ordine, potrete trovare l'espressione base sulla parte alta della carta lato sinistro, dove sarà stampata a chiare lettere questa dicitura. E se non ne possederete neanche uno ad inizio partita, in quel caso dovrete mostrare la mano al vostro avversario, andando di seguito a rimescolarla nel mazzo, pescandone infine altre 7 dalla cima di quest'ultimo. Questo processo si ripeterà fino a che non avrete un Pokémon idoneo da far scendere in campo. Notate bene! Ogni volta che mescolerete la mano nel deck, fornirete al vostro rivale la possibilità di pescare una carta dalla cima del mazzo per aggiungerla alla sua mano e viceversa. Quindi, una volta che avrete scelto il vostro Pokémon attivo, lo andrete a posizionare a faccia in giù sulla plancia di gioco nella sua zona dedicata, schierando poi altri Pokémon, sempre base e sempre con il dorso della carta rivolto verso l'alto in panchina, fino ad un numero massimo di 5, salvo modificatori. Di seguito pescherete ulteriori 6 carte dalla cima del mazzo, ponendole senza guardarle nella zona dei premi. Ed una volta fatto ciò, entrambi i giocatori potranno scoprire tutti i Pokémon impiegati in campo. Quindi il match potrà avere inizio. Ok Arconte, ed ora che ho pescato e giocato le mie prime 7 carte, scopriamo assieme come leggerle. Ogni carta nel TCG di Pokémon riporterà, per i Pokémon, la loro tipologia, i punti salute che ne indicheranno il valore vitale, il nome della carta, il loro stato di evoluzione che vedrà di solito 3 diciture, base, fase 1 e fase 2, con conseguente Pokémon dal quale lo stesso si evolverà, vedremo fra poco come il tutto avrà luogo, il box degli effetti che indicherà quali attacchi possiederà il Pokémon, il simbolo dell'espansione di riferimento ed il numero della carta con la sua rarità. Le carte allenatore presenteranno la loro tipologia, la categoria di appartenenza, che potrà essere strumento, strumento oggetto, aiuto o stadio, la regola che ne indicherà l'utilizzo, più tutto quello che ci sarà in comune con le carte Pokémon.
Per quanto riguarderà invece le tipologie utili di carte che potrete includere nel mazzo, saranno a vostra disposizione i seguenti elementi. I Pokémon saranno la colonna portante dell'intero deck e rappresenteranno la condizione principale che vi aiuterà a portarvi a casa l'incontro. Come già accennato, esisteranno diverse fasi di un Pokémon. Base, che per la maggiore popoleranno il mazzo, fase 1 e fase 2. Queste ultime verranno chiamate anche carte evoluzione. Le carte allenatore, come già detto, si suddivideranno in strumento, strumento oggetto, aiuto e stadio e rappresenteranno quegli elementi utili ad ogni giocatore da utilizzare a supporto dei propri Pokémon durante l'intero incontro. Potrete identificarne la categoria nella parte alta, lato destro, e visionarne le regole di utilizzo attraverso il trafiletto riportato nella parte inferiore della carta, sempre sul lato destro. Le carte energia, infine, saranno il carburante necessario che permetterà ad un vostro Pokémon di sferrare un attacco ai danni del Pokémon avversario. Nota bene, il simbolo incolore starà ad indicare qualsiasi tipo di energia. Ok, Arconte. Perfetto! Ed ora? Non ci resta altro da fare che scoprire assieme le tre macrofasi che comporranno un turno di gioco. Il primo macro step vi vedrà pescare una carta dalla cima del mazzo indipendentemente se partirete per primi o per secondi. Una volta fatto ciò, accederete alla seconda macrofase, ovvero quella principale, dove potrete scegliere di eseguire tutte o solo alcune delle seguenti azioni nell'ordine che vorrete. Posizionare in panchina tutti i Pokémon base che avrete in mano, evolverli se sarà possibile farlo, assegnare ad uno di essi una carta energia, giocare delle carte allenatore, ritirare il Pokémon attivo sotto il vostro controllo ed utilizzare le abilità che desidererete innescare. Ma analizziamo più nel dettaglio ogni step. Per posizionare un Pokémon base in panchina, vi basterà scegliere un mostriciattolo che rispetterà tale dicitura e giocarlo nella zona dedicata con la parte frontale rivolta verso l'alto. Sarà da ricordare che il numero massimo di elementi che potranno occupare questa area del campo sarà pari e non superiore a 5, salvo modificatori. Per evolvere un Pokémon dovrete necessariamente averne in mano un altro che riporterà la dicitura si evolve da X, dove X sarà il nome del Pokémon già presente in gioco. Questa terminologia apparirà sotto il nome del Pokémon stesso. Notate bene, la sequenza di evoluzione dovrà rispettare questa scaletta. Base, fase 1, fase 2. Quindi non potrete giocare un Pokémon di fase 2 su uno base, a meno che non specificato diversamente dall'effetto di una carta. Una volta che avrete svolto questa operazione, metterete sul Pokémon appena evoluto tutti i segnalini danno e le energie ad esso assegnate, andando a rimuovere invece ogni condizione speciale come addormentato, confuso, avvelenato, eccetera. Inoltre, un Pokémon di fase 1 non potrà utilizzare gli attacchi e le abilità di un base, e di conseguenza lo stesso non potrà fare un fase 2 su un fase 1 a meno che non indicato diversamente da una carta. Ultimo concetto, ma non per importanza, vedrà l'impossibilità di evolvere un Pokémon appena messo in gioco. Lo stesso varrà anche per i Pokémon appena evoluti, che ai fini del regolamento verranno considerati appena messi in gioco, quindi non potrete svolgere due evoluzioni su un singolo Pokémon in un solo turno. Andrà da sé quindi che nella prima mano di ogni allenatore non sarà possibile svolgere un processo di evoluzione a meno che, per entrambi i casi appena menzionati, non venga specificato diversamente. Per assegnare un'energia, vi basterà selezionarne una dalla vostra mano, posizionandola di seguito sotto un Pokémon presente in campo, indipendentemente che esso si trovi in panchina o che sia lo stesso Pokémon attivo. Potrete assegnare una sola energia durante il vostro turno, a meno che, anche qui, non diversamente specificato dall'effetto di una carta. Per giocare una carta allenatore dovrete rispettare le regole riportate, come già accennato in precedenza, nel box situato nella zona bassa a destra della carta. Per l'istrumento potrete utilizzarne quante ne vorrete a vostro piacimento. Per le aiuto una sola per turno, ad eccezione fatta di chi inizierà il match, il quale giocatore non avrà la possibilità di utilizzare carte appartenenti a questa categoria. Per le oggetto potrete assegnarne una sola a Pokémon, mentre le carte stadio seguiranno un modus operandi del tutto diverso. Anche in questo caso potrete giocarne solo una a turno e il loro effetto varrà per entrambi gli allenatori.
Inoltre, non potrete utilizzarne una dalla mano se già sul terreno ce ne sarà un'altra con lo stesso nome. Quando si andrà ad impiegare una stadio con nome diverso rispetto a quella già presente in gioco, quest'ultima verrà scartata e posta nella pila degli scarti. Per ritirare il vostro Pokémon attivo, sostituendolo con uno presente in panchina, dovrete rispettare il costo di ritirata riportato nella parte bassa a destra del Pokémon, scartando da quello stesso Pokémon il medesimo numero di energie indicate. Ad esempio, in questo caso, il costo di ritirata sarà di una sola energia di un qualsiasi colore. Una volta che avrete effettuato lo scambio, il Pokémon che sarà stato ritirato manterrà ogni segnalino danno e ogni carta ad esso assegnata, come ad esempio degli oggetti, vedendosi invece rimuovere alcune condizioni speciali come confuso, avvelenato o bruciato. Non potrete sostituire un Pokémon se esso sarà addormentato o paralizzato. Ok Arconte, tutto chiaro a parte questa storia delle condizioni speciali. Come farò a capire quando un mio Pokémon sarà addormentato o ad esempio bruciato? Vi basterà cambiare la posizione della carta ruotandola di 90 gradi verso sinistra per indicare che il Pokémon sarà addormentato. Ruotandolo invece di 90 gradi verso destra indicherete lo stato paralizzato, mentre mettendo la carta a testa in giù indicherete che il Pokémon in questione sarà confuso. Per indicare invece la condizione bruciato o avvelenato, vi basterà posizionare il rispettivo segnalino sulla carta, indicandone così la condizione che lo bersaglierà. Ogni singola condizione, inoltre, verrà approfondita più nel dettaglio nello step del controllo Pokémon che vedremo più avanti. Tornando quindi alle varie sottofasi presenti nella main phase, comprendiamo al meglio come fare per attivare le abilità di un Pokémon. Alcuni Pokémon disporranno di abilità particolari ed alcune di esse potranno essere utilizzate prima della fase di attacco. Inoltre ci saranno abilità ad innesco che si attiveranno solo se una condizione verrà rispettata, come scartare una carta dalla mano per pescare due carte dalla cima del deck, e perpetue che manterranno attivo il loro effetto come prevenire tutti i danni ai Pokémon presenti in panchina. Attenzione, le abilità non saranno considerate attacchi, quindi, anche se utilizzate, vi consentiranno di sferrare un'offensiva ai danni dell'avversario. In più, potrete innescare gli effetti delle abilità sia del Pokémon attivo o di quelli presenti in panchina. Svolta anche questa operazione, potrete finalmente passare alla terza ed ultima macrofase, quella di battaglia. Prima di sferrare un attacco con un Pokémon, ricordatevi di aver eseguito tutti o la maggior parte dei micro passaggi elencati nello step precedente. Questo avvertimento ad avvisarvi del fatto che una volta sferrata l'offensiva, in automatico terminerete il turno senza possibilità di tornare indietro. Notate bene, il giocatore che inizierà per primo un match salterà la Battle Phase. Una volta che l'attacco sarà partito, vi ritroverete a dover comprendere tre passaggi molto semplici da ricordare. Il primo sarà quello di verificare le energie assegnate al vostro Pokémon attivo. Mi spiego meglio. Ogni Pokémon avrà uno o più attacchi a propria disposizione, con un nome specifico, seguito da un valore che ne riporterà la quantità di danno. Ok, Arconte, allora scelgo ovviamente quello più potente. Potrete farlo, certo, ma solo se avrete assegnato un numero adeguato di energie al Pokémon in questione. Infatti, in questo caso nello specifico, per far partire Frustata vi servirà una singola energia erba assegnata al Pokémon. Mentre, se vorrete far utilizzare al vostro mostriciattolo Foglie Lama, necessiterete di due energie. Una obbligatoriamente di tipo erba e la seconda di un qualsiasi altro tipo. Attenzione! Capiterà a volte di ritrovarsi davanti questo simbolo presente su una carta. Ciò starà a significare che l'attacco avrà un costo pari a zero e non saranno necessarie energie da assegnare al Pokémon per farlo combattere. Una volta capito che un attacco per essere innescato avrà bisogno di energie a sufficienza, potrete passare al secondo punto, ovvero verificare la debolezza o la resistenza del Pokémon attivo del vostro avversario. E come faccio a capirlo, Arconte? Riportato sulla carta nella parte in basso a sinistra, verranno indicate le rispettive debolezze e resistenze del Pokémon in questione con delle cifre a seguire. Di solito, se il Pokémon attivo avversario presenterà una debolezza alla tipologia del vostro Pokémon attivo, il danno inflitto da quest'ultimo aumenterà.
Mentre se sarà presente una resistenza, i danni verranno ridotti di una quantità pari al valore riportato nella casella di testo. Ricordate che non si applicheranno mai debolezza e resistenza ai Pokémon presenti in panchina. Quindi, nel terzo punto, una volta stabilita l'entità dell'attacco, dovrete segnalarlo in qualche modo. Per fare ciò, procederete attraverso dadi o segnalini di fortuna ad indicare quanto danno è stato inflitto al Pokémon attivo avversario, e se la quantità di danni sarà pari o supererà la vita di quest'ultimo, esso verrà messo KO. In tal caso, il vostro avversario dovrà spostare nella pila degli scarti sia il Pokémon esausto che ogni carta ad esso assegnata come energie ed oggetti. E voi potrete allo stesso momento pescare una carta dalla pila dei premi aggiungendola in mano. Una volta svolta questa operazione, il vostro avversario dovrà far scendere un nuovo Pokémon attivo in gioco presente in panchina. Infine, fatto ciò, terminerete il turno passando la mano al vostro rivale. E sarà proprio tra un turno e l'altro che si andrà a verificare quella fase che prenderà il nome di controllo Pokémon. Lo abbiamo accennato poco fa. Se l'effetto di un Pokémon paralizzerà, addormenterà, brucerà, avvelenerà o confonderà un altro Pokémon, sarà questo lo step dove le condizioni speciali dovranno essere assegnate. Inizierete quindi con lo status avvelenato e bruciato, per poi procedere con l'addormentare, paralizzare o confondere un mostriciattolo, seguendo esattamente questo ordine. Ma vediamoli più nel dettaglio. Quando un Pokémon sarà avvelenato, gli andrete ad assegnare due segnalini, uno relativo al veleno ed uno riguardante i danni. Potrete far guarire un Pokémon da questa condizione attraverso l'utilizzo di strumenti, evolvendolo o spostandolo in panchina. Quando un Pokémon verrà bruciato, gli andrete ad assegnare tre segnalini, uno relativo alla bruciatura e due riguardanti i danni. Dopodiché il possessore del Pokémon andrà a lanciare una moneta. Se uscirà a testa, lo status bruciato guarirà ed il token verrà rimosso. Se invece il risultato sarà croce, dovrete mantenere il segnalino sulla carta. Anche qui potrete far guarire un Pokémon da questa condizione attraverso l'utilizzo di strumenti, evolvendolo o spostandolo in panchina. Quando un Pokémon verrà addormentato, non potrà né ritirarsi né attaccare e per svegliarlo dovrete lanciare una moneta. Se il risultato sarà a testa, il Pokémon si sveglierà e potrete riposizionare la carta ruotandola di 90 gradi verso destra. Se dal lancio invece risulterà croce, il Pokémon resterà addormentato. Un Pokémon paralizzato, come per lo status addormentato, non potrà né attaccare né ritirarsi. Il Pokémon paralizzato guarirà in automatico durante il controllo Pokémon del vostro prossimo turno, consentendovi di riposizionarlo ruotando la carta di 90 gradi verso sinistra. Ed infine, lo status confuso vi costringerà a lanciare una moneta se avrete intenzione di attaccare il Pokémon attivo avversario. Se il risultato del lancio sarà a testa, l'offensiva andrà a segno. Se invece uscirà a croce, l'assalto non avrà luogo ed il Pokémon attaccante infliggerà 3 segnalini danno a se stesso. Anche in questo caso potrete far guarire un Pokémon da questa condizione attraverso l'utilizzo di strumenti, evolvendolo o spostandolo in panchina. Sarà da notare che ogni processo di guarigione dei Pokémon avvelenati, bruciati ed addormentati sarà svolto durante ogni singolo controllo Pokémon presente tra un turno e l'altro. Arconte, tutto davvero molto interessante, ma come si vincerà una partita nel TCG di Pokémon? Quando riuscirete ad ottenere tutte le carte premio in vostro possesso, verrete proclamati i vincitori dell'incontro. Allo stesso modo, vi aggiudicherete il match se riuscirete a mettere KO tutti i Pokémon presenti in gioco sotto il controllo del vostro avversario. O se chi vi giocherà contro non avrà più la possibilità di pescare carte dal mazzo non avendone più nel deck durante la sua fase di pescata. Come al solito, in descrizione vi lascerò tutti i link utili così da lanciare nel migliore dei modi i vostri Pokémon in battaglie sempre più avvincenti. E voi siete collezionisti o allenatori? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video!